È un momento delicato per il comparto dei lavoratori edili, alle prese con una crisi non ancora superata. Ma nonostante tutto c'è voglia di sorridere e di fare festa nel salone della scuola edile di Alessandria, che ha accolto i partecipanti alla cerimonia di premiazione dei lavoratori iscritti ininterrottamente da 25 anni alla cassa edile. A loro sono stati consegnati un attestato di benemerenza ed un premio in denaro. Nell'occasione, il presidente Nino Boido ha tracciato un consuntivo dell'attività svolta dalla Cassa di Previdenza del Sistema Alessandrino delle Costruzioni, sottolineando come la massa salari denunciata nel semestre ottobre 2017-marzo 2018 sia diminuita del 2,2% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente. Il numero di imprese poi iscritte alla cassa edile è sceso ad 807, pari al meno 9%. 9,79% e quello dei lavoratori iscritti per almeno un mese nel semestre chiuso a marzo 2018 passa da 4.946 a 4.815, a quota meno 2,65%. La vicepresidente e sindacalista UIL Tiziana Del Bello ha evidenziato l'esigenza che nei cantieri le misure relative alla sicurezza siano ulteriormente rafforzate. Il segretario Giancarlo Cattaneo ha condotto la premiazione, che ha visto la consegna degli attestati a 16 lavoratori. Assegnate anche a 27 studenti le borse di studio riservate ai figli particolarmente meritevoli degli iscritti alla cassa edile alessandrina.